Buongiorno, parliamo di Geronimo. Il suo nome apache era Goiacla, che in italiano significa colui che sbadiglia. Era un apache Chiricahua ed ebbe la vita segnata da un episodio tragico. Nel 1858, mentre era a caccia con gli altri uomini della sua banda, l'esercito messicano attaccò il loro campo e la famiglia di Geronimo, oltre ad altre, furono interamente sterminati. Morirono sua moglie, i suoi 3 figli e sua madre. Questo segnò ovviamente tutta la sua vita. Gli Apache erano un popolo di cacciatori-raccoglitori. Erano emigrati dal Canada fino ai deserti dell'Arizona del Nuovo Messico attorno alla metà del XV secolo. Più o meno nello stesso periodo arrivarono anche i conquistadores spagnoli, con cui gli Apache naturalmente entrarono subito in conflitto. Nel 1848, dopo la guerra che si concluse con l'annessione agli Stati Uniti di quelli che erano i territori settentrionali del Messico, il territorio degli Apache Chiricahua fu diviso a metà dalla creazione del confine, del nuovo confine. Poiché gli americani avevano combattuto i nemici storici degli Apache, che erano prima gli Spartati, prima gli spagnoli e poi i messicani, furono considerati quasi gli alleati naturali, dal popolo Apache. Le cose però cambiarono quando gli Stati Uniti iniziarono a costruire dei forti per proteggere le piste che attraversavano i nuovi territori. Quando i coloni americani iniziarono a occupare le valli fluviali, gli Apache iniziarono ad attaccarli. Cominciò così una guerra che sarebbe durata quasi 30 anni e gli americani iniziarono a conoscere i nomi dei principali capi Apache. Gli americani seppero dell'esistenza di Geronimo nel 1876, quando, unito alla banda di Capo Hugh, Chiricahua anche questo, comparve all'improvviso nella riserva di Hoyo Caliente in Nuovo Messico. Furono tutti arrestati dall'esercito americano e deportati in Arizona, nella riserva di San Carlos, dove però fuggirono pochissimo tempo dopo. Al Canyon de los Embudos, dove furono scattate fra l'altro le uniche foto che ritraggono indiani in guerra con gli Stati Uniti, Crook chiese loro di arrendersi e di accettare 2 anni di prigionia all'est. Gli Apache accettarono, ma durante il viaggio Geronimo, Nike e altri 24 guerrieri fuggirono. Un corpo di spedizione formato da 5.000 uomini fu inviato per catturarli, ma non ci riuscirono. Tuttavia, questi 24 guerrieri, 26, erano in condizioni disperate, braccati da ogni parte, stavano morendo di fame. Per cui chiesero di parlamentare e il 4 settembre 1886 a Skeleton Canyon si arresero agli americani. Fu
furono gli ultimi indiani in tutti gli Stati Uniti ad arrendersi. A quel punto Geronimo e altri 500 paci, molti erano donne e bambine, furono deportati in Florida, dove molti si ammalarono e morirono. Allora l'esercito decise di riportarli in Arizona, tutti tranne Geronimo e Chiricahua, che furono portati in Oklahoma. No.